Frecce da tutto l'Occidente segnano gli itinerari del volo di raduno alla settimana aerea internazionale. Anche noi siamo partiti dall'aeroporto dell'Urbe col buon umore di una scampagnata nel cielo. L'ossigeno giova anche alla macchina da presa che guarda giù con occhio illimpidito. Gioisce di percorrere il giro della gran cupola d'aria che fascia a quella di San Pietro. Daremmo il capogiro perfino ai sanpietrini, acrobati della cupola, se ci seguissero con l'occhio. Mentre De Bernardi e Luzzi stanno navigando da Milano, noi ci prendiamo un anticipo sul circuito dei santuari. Assisi, col suo muraglione ad archi, conserva la propria fisionomia anche vista da quassù. Infiliamo i corridoi delle verdi vallate umbre, arrotiamo le vertigini appenniniche. Ci sospendiamo nei cieli percorsi dagli angeli quando depositarono il santuario di Loreto. E già la spiaggia di Rimini sorride come rimessa a nuovo in questo inizio di stagione balneare. Rimini, campo di Miramare, è il luogo di raduno. Ci siamo arrivati in 25 e anche noi, Incom, vogliamo cimentarci con le prove di qualificazione. I cronometristi controllano l'anemometro per riportare a vento zero i risultati ottenuti dai concorrenti. Ci sono tutti gli assi e gli assidui di queste gare. Si tratta di saltare l'ostacolo con decolli e atterraggi di misura limitata. La settimana vuole assaggiare le qualità di impiego degli aerei da turismo. Queste prove ne dimostrano la manovrabilità. Tra i vecchi amici una nuova conoscenza, il Macchi B320. Coi colleghi più anziani percorrerà su strade d'azzurro un mezzo giro d'Italia.